E fammi dire che è un grave errore che a nome dell'industria italiana in questo momento a Palazzo Chigi ci sia solo un soggetto che parla a nome di tutti gli imprenditori italiani. È assolutamente... Così come non è stato corretto che ieri a parlare a nome dei lavoratori e degli operai ci fossero solo CGIL e CISL e UIL, perché non, la Repubblica Italiana non è fondata su Confindustria, CGIL e CISL e UIL. È giusto parlare di salario minimo per i tanti lavoratori che non sono coperti e tutelati dai contratti collettivi nazionali, per portare avanti l'idea di salario minimo per coloro che sono scoperti dagli 888 contratti collettivi nazionali, però bisogna anche contemporaneamente, non dopo, pensare a un abbassamento delle tasse per le imprese e le industrie, altrimenti qua non ci sono salari minimi, medi o massimi per nessuno. La funzione di assistenza del reddito di cittadinanza c'è, però come reinserimento al lavoro è stato un totale fallimento e bisogna prenderne atto. Sono 9 miliardi di euro che l'Italia, le imprese e i lavoratori italiani non possono permettersi 5, 6, 7, 8, 9 mesi di litigi, di ricatti e di controricatti. Quindi se c'è la possibilità di lavorare, noi siamo la forza politica del fare. Se bisogna passare dei mesi a questionare, a litigare, tanto vale ridare la parola agli italiani e avere 5 anni davanti tranquilli, perché non possiamo affrontare una crisi economica, energetica e sociale. Pensare di mettere fuori legge, su questo come Lega stiamo insistendo col governo, mettere fuori legge le auto a combustione interna, benzina e diesel nel 2035 è una follia. È un suicidio che mette a rischio un'intera filiera produttiva italiana, non aiuta l'ambiente e ci mette ostaggio della Cina. Questo è.